E ciao ragazzi, come state? Bentornati tutti in questo nuovo video. Come avete letto sicuramente dal titolo, questa volta portiamo il primo Mercedes, macchina sportiva della Mercedes, che è una classe C 43 AMG. Ora sono a Milano, mi sto dirigendo in via Monte Napoleone, dove incontrerò il proprietario, il ragazzo di questa bellissima auto. Però i dettagli e il colore ve lo faccio vedere quando arriviamo là. Quest'oggi portiamo una classe C 43 AMG, nuovo modello, monta un V6 3000 con quanti cavalli hai detto? 390. Con 390 cavalli. Il proprietario dell'auto è lui, cioè quello che guida è lui. Vi consiglio di andarlo a seguire su Instagram, si chiama Ruzza Le Leonardo, immagino. Ruzzale. Ruzzale, di nome? Alessandro. Alessandro. Vi lascio sia il link qua sotto e ve lo consiglio perché al di là dei TikTok, però fa sul suo canale, trovate delle foto di questa auto che è stupenda. Eh sì, come sicuramente avete appena sentito, fa proprio un bel rumore, perché poi siamo essendo in mezzo ai palazzi e siamo ora in corso Buenos Aires, è rimbomba e quindi si sente ancora di più. Madonna. Questa è Porta Venezia. Come possiamo vedere, comunque cambio sequenziale qua le manette e comunque la scritta qui AMG è veramente veramente stupenda. È una cosa fenomenale. Già che è oro, è stupenda. Però il rumorino. Bisogna togliere i catalizzatori. Comunque da notare. Non so se 4x4 della Bentley. Sì. Il 500 sempre in mezzo alla. Questi sono tutti i comandi per il sedile. E questo per riscaldarlo. E poi. Oh, questa, vabbè, sono le due casse. Questo è per riscaldare il poggiatesta. Perché. Questo qua si riscalda molto bello, no, non sapevo neanche esistesse un accessorio del genere. Si chiama, penso, air scarf. Ah, vai 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 vai. Mamma mia, che casino che fa. Oh, dobbiamo rifarla. Cambiato troppo tardi. Gli interni, comunque, come stavo dicendo prima, hanno questo contrasto col nero rosso con il fuori che è oro, che risaltano subito l'occhio, già che vabbè è oro, una macchina oro generalmente non si vede, però risaltano subito ed sono molto belli. Madonna! Proviamo subito, come ha appena detto Alessandro, le casse di questa C43. Adesso è metà, eh! Oh. Tornati in via Monte Napoleone, facciamo... Madonna, che casino. Siamo appena tornati in via Monte Napoleone, come vi stavo per dire.
Ora facciamo, se riusciamo a trovare parcheggio, riusciamo a fare qualche sgasatina. Dicevo prima, comunque il tuo scorso è totalmente elettronico, al contrario ad esempio la Ferrari. Ora purtroppo quest'auto qua ha il limitatore a 3500 giri, però cerchiamo di fare comunque delle sgasatine, anche se siamo comunque, come potete vedere dallo sfondo, siamo in via Monte Napoleone, quindi magari rimbomberà ancora di più, però sentiamo subito. Eh sì, come avete appena sentito, purtroppo al limitatore, però questo non denota che il casino si senta. I catalizzatori vanno tolti. Io lo farei noto, toglierli, perché sono un qualcosa di altamente fastidiosi da non poter sentire quanto purtroppo vale quest'auto qua. Ecco, da notare le chiavi, che sono completamente full carbon. La scritta qui AMG è stupenda, e tutto quello attorno, sia qui che tutto attorno qua, è completamente carbonio. E possiamo notare comunque queste ventole qua, che sono quelle che riscaldano il poggia testa, quello che vi spiegavo prima. Scritta Ruzza Orologi, Ruzzale Alessandro. Davanti è stupendissima, stupendo. Stare sul battitacco la scritta AMG, e ovviamente anche sui tappetini non si può non averla. Ora i piccoli segreti. Beh, innanzitutto qui c'è il tasto per alzare tutti i finestrini contemporaneamente, sì. Perché sennò schiacciare quattro tasti insieme per un proprietario di un Mercedes è troppo sbatti. Poi questo qui è il frangivento, sì, che si alza, che c'è sia davanti sopra, che dietro. Dietro. Adesso lo abbassiamo. Poi questo qui è il tasto più inutile della macchina. Ti dice l'aria, dove esce l'aria. Basta, non puoi fare niente. Ah, basta? Sì. Inutile. Se alza la temperatura diventa rosso, se la abbassi diventerà blu. Blu. Basta. Poi vediamo. L'orologio. Che però io sostituirei con i Ruzza Watch, che ci stanno molto meglio. Da notare qua. Facciamo ritagliare e lo raccogliamo qui. Ecco, ti sta molto meglio. Ovviamente si accende con questo start. Vai. Ah, il porgi cintura. Sì. Non sapevo neanche esistesse. C'è qui il tastino. Il tastino è. È quello. Sì. Con il tettuccio rosso, comunque il contrasto oro e rosso è stupendo, veramente veramente bella. Questo comunque, questa parte che sporge qua dietro, nera, bellissima. Prima poi mi tirerà su. Sì. Comunque una cosa da notare sugli scarichi è che sono finti, cioè lo è scarico vero è questo qua, è per estetica, sì. Spoiler nero qua, stupendo. E ciao ragazzi, anche questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Nel caso vi ricordo di iscrivervi al mio canale, e inoltre iscrivetevi alla pagina Instagram del mio collaboratore, che lo trovate qua sotto, è Giovanni Bonomi, quello che mi ha fatto la miniatura. E poi inoltre vi ricordo anche di iscrivervi alla pagina di Ruzzale, di Alessandro Ruzza, su Instagram. Vi ho lasciato anche comunque il link. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, iscrivetevi al canale come vi ho appena detto, e ci vediamo alla prossima. E ciao 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 ciao!